Cereza and the Lost Demon. Vedete, c'ho anche la tazza Yokai Watch, non sapete, ma sono leggermente fan nintendosa. Infatti ho anche una bellissima lampada che si accende. E sono diventata la stella di Mario. Bene, dovevo fare cabaret da grande, ma ormai è troppo tardi. Ecco dove devo andare, che stupidina che sono. Aspettate, però mi devo girare di qua. No, no, riesci. Io e i tasti siamo... No, girati. No, te girati. Oh, oh. E vai. Ok. Sei impantanato. Gino, vieni qua, Gino. Ok, Gino. Gino, Gino, pilotino. Ve lo ricordate? Sono troppo vecchia? Non me lo dite, vi prego. Vi prego, aiuto. Allora, niente, speravo di aver risolto l'arcano. Alma, aiutami, aiuto, Alma, che ti hai giocato alla beta. Dai, se qualcuno in chat ci ha giocato mi può aiutare. Persa, proprio lost all'inizio, proprio altro che... Baionetta lost in Benz. Ah, con questo lo sparacchio. Ma se lo sparacchio, termine, Accademia della Crusca. Te la ricordi? Gino, Gino, pilotino. Aspetta, ma io posso fare questa cosa? Era Gino, Gino, pilotino. Sì, era Gino, Gino, pilotino. E perché il pirata... Com'era il pirata Popom? Il pirata Popov? Infatti, infatti, però... Rampino in queste piante, pensavo. Starò 2 ore su questo... Non so manco se è il livello. Sì, è primo. Ottimo. Grazie, Yundred. Dopo 8 ore. Ok. Aspetta. Allora. No! No, ho sbagliato. Torna indietro. Quindi è così e poi questo. Ok. Quindi avvicina. Oddio, troppi tasti per me. Ah. Oh. Ma allora sono un po' intelligente. No, non è vero, ma aiutato io, se no io ero ancora lì col rampino a cantare Gino, Gino, il rampino. Ok, ora lui lo faccio uscire perché lui è forte, Gino, e mi aiuta a distruggere. No, non lo salto perché... No, Rosemary. Ah, giusto, il rosmarino che puzza, che è magico. Ma così è la storia. Cheshire, I'll toss you up there. See if there's a way forward. Ah, è vero, lui si chiama Cheshire, ma è Gino. Oh, ve l'ho detto che sono un po' diesel, però... Però poi... Ok, quindi Tejino... Allora, Tejino... No, fa una cosa. Tejino, vai di qua. Di qua. Ok, e tu ripassi di... Dove sei? Eccola. Ce l'abbiamo fatta. I tasti... Sì, no, Gino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ma lei posso prendere questi qua. Lui Gino gli fa cagare. Gino non ama il rosmarino. Lei invece ci passa perché ci è passata finora. Yeah! Sembra di aver fatto chissà che. Ok. Adesso riprendo Gino. Sì, sì, Gino. Lei in realtà fa così. Sì, lo so, ce la posso fare. Con calma. Poi faccio così. E salto. Tira fuori Gino, ormai è diventato... Fai uscire Gino. Lo so, ma io faccio confusione coi tasti. Allora, ecco, sono stata dimenticata da tutti. Vabbè, torna al checkpoint. No, no, dai, ce la posso fare. È che io faccio normale. No, debole no, pusillanime mai, mai. Normale, normale. Legaccio. Vai, Gino. Vai, Gino. Ma perché non li picchi, Gino? Gino. Così, sì, sì. Aspetta. Ok, ok. È lo stesso pulsante per Gino e per lei.
riempio il nevicatore magico. Metti quindi le arti di Umbra. Mi fa ridere ancora questa Umbra. E non l'ho invitato io, più velocemente. Sì, praticamente faccio tutto col lo stesso pulsante in un joypad in un modo e in un altro. Sì, non era difficile, sono io che mi confondo. Sugai! Perfetto. Dai, visto, visto. Applauso. Grazie. Thank you. A chest. Did the fairies make this? I wonder what's inside. Cosa conterrà? Un profumo. No. Tonico curante, perfetto. Pozione che di Umbra in un'ampola a forma di petalo, quindi è petalosa. Usata per far recuperare un po' di energia vitale a Sarazer. Si può preparare. Oh, ce l'ho fatta. Sì. Devo capire i tasti. Sono un po' dura dei tasti. Bene. Mi sa che la demo, se non sbaglio, mi ha detto Alma, finisce con. Sono questi mostri qui. Boh, vediamo un po'. Che ore sono? A minuti contati. Cercherò di finire questo livello perché poi mi devo preparare per la mia performance di stasera, ovvero un live painting. Allora, con musica cyberpunk durante la mia mostra, con ologrammi, con schermi strani, manichini, personaggi e quant'altro. Allora, e chiaramente illustrazioni. Allora, vediamo un po'. Gino Gino. Gino Gino, pilotino. Allora, vediamo, mi va di qua? Sì. Oh cacchio, oh cacchio. Aspetta, aspetta. No, 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 scherzavo. Scherzavo. No, no, e dai. Niente, questo gioco per me è un po' complicato. Ma ce la posso fare. No, vai. Vai, Gino. Gino, siamo tutti con te. Vai, picchiali. Ma. Aia. Ma Gino è fortissimo. Ok, allora Gino va di qua. Stanno parlando di sé. Ma io ho sentito Sono Maka. Silvia Diamond Ruby e Sight to Behold, quindi now prendi this to Questor e shish. Maka. Ma questo era un sound alert di Maka, un Maka? Mi ha fatto prendere un colpo. Non ci ho capito niente, però ho sentito che c'era Maka. Ma mi fai gli scherzi, Yondre? Mentre sono concentrata con Gino. Per me guarda che è difficile ora, in questo momento. Anche perché c'ho da pensarne 8.000. Già, aspetta, aspetta, voglio il cristallone. Il crystal ball. Cioè, scusate, questa pianta davanti. Cioè, programmatori, cioè, per favore, ma perché mi avete fatto questa pianta davanti? Vabbè. Gino, io voglio il cristallone. Come si fa a pigliarlo? Vieni qua, vieni da me. Vediamo un po'. Ma porca, ma me l'ho fatta apposta. Era lo scherzi di Yundred. Scherzi da villano, scherzi da marrano. No, non me lo ricordo. Mi fa gli scherzi, capito? Sono concentrata con Gino qui per prendere il cristallone. Allora. Vai! Oh, questo mi piace per saltare così è bellino. Miau. Sbam. Oddio, no, 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 no. Infatti, ma è una gioia. Oddio, 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 aiuto, 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 aiuto. Oh, Gino, pigliali, pigliali, Gino, pigliali, pigliali tutti. Pigliali, pigliali, Gino, pigliali. Dai, 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 Gino. Ce la puoi fare. Grande Gino. Oh, dai, carina questa cosa. Ma l'iniziazione me la fai dopo così ha streamato? Vabbè. No, in realtà me l'avete già fatto, forse uno scherzo in live. Non me lo ricordo se era in live o se stavo. No, non uscire, Gino. O se stavo facendo le prove della live. Dai, dai, devo arrivare al checkpoint. La clippi? Grazie, grazie. Io me lo ricorderò. A tuo rischio e pericolo. Yahoo!
Ma che bella grafica questo gioco! Non smetterò di dirlo. Ha veramente una grafica top. Allora, coniglioli! Ci sono anche dei conigli. Grifone che mette, non so cosa mette. Ci sono dei conigli. Ma allora sei tonta! Questo! Bene, questo! Oh, ok. Conigli! Conigli, conigli, conigli! Conigli, conigli, conigli! C'è regali? È una rapa! What have we here? And a turnips! There were signs that a witch had set up camp here. Ah sì? È l'accampamento della witch? Perhaps I'm not the first witch to enter this forest. Già. Forse non sei proprio la prima. Oh well, it means we've got a place to rest. Yes, riposiamoci. Ma tu qua... Look what we have here! Che abbiamo qua? Una rapa? Quella è una... No, ditemi che è una rapa, vi prego. Allora, questo è un geco cotto, poro geco. Cristallizzato può avere effetti diversi su chi lo consuma in base a quanto viene cotto. Ah, questo è interessante. E poi... Corno di unicorno, beh, ingrediente cristallizzato tolto a un povero unicorno, cioè, ma qui io mi dissocio su questo. Può essere usato come ornamento in base alla lunghezza e brillantezza. Dai, dimmi che è una rapa, ti prego. Sì, no, una mandragora. Vabbè, dai, è una rapina. Non mi fai lo screen, Yundre, della rapa. Ingrediente cristallizzato, si mette a gridare per ogni cosa, quindi meglio infilarla in fondo allo zaino. Sì, è proprio una mandragorina. Una mandragorina. Nuovo santuario. Oh, quindi io posso salvare. I santuari, i grandi archi rossi, sono sbloccabili avvicinandosi. Non mancare di sbloccare tutti quelli che incontri. Io direi che possiamo salvare. Ah, dai. Vabbè, Gino voleva salvare. Voleva salutarvi anche Gino. E la messa che nel gruppo. Sono molto felice di questo. Seleziona mischia dal menu. Prova a creare. Proviamo, dai. Prima di salutarvi voglio provare questa cosa. Ok, sì, quindi possiamo fare le pozioni, cioè possiamo unire gli elementi e crearne altri. Sì, vogliamo provare. Allora, scegli quanti ne vuoi fare. Quanti ne vogliamo fare? Quanti vogliamo fare? Uno, dai. Prepara il miscuglio. No, prepara miscuglio. Il miscuglio. Vabbè. Sì! Bellino. Oddio, come ha disegnato bellino. Vabbè, dopo aver aggiunto gli ingredienti, mescolali per bene. Ah, devo fare così. Wow. C'è anche un po' di moto. Visto? Comunque c'è Ring Fit. Se vi interessa potrei fare anche... Se ride, eh. Io che uso Ring Fit è proprio divertente. Io faccio bene. O era quell'altro? Ah, ho sbagliato. Dovevo usare l'altro. Vabbè. Sì, mi sa che ne potevo fare solo uno adesso. Pozione in un'ampolla a forma di petalo. La famosa ampolla petalosa. Usata per far recuperare a Ceresa, che ora gli cambierò nome perché a me la chiamerò Cervesa. Cervesa all'energia vitale. Mi odieranno tutti i sviluppatori dei giochi perché io cambio i nomi spesso. Intanto io salverei i nostri meravigliosi progressi, che non sono assolutamente pochi, perché abbiamo per ora fatto il 9% del gioco. Vabbè, è che io oggi non posso giocare, vedi, lei fa il vola-vola con Gino, Cervesa e Lost Gino. Ormai io credo che potresti scrivere anche così Yundred quando mi presenti nelle stories. Cervesa, quindi c'è una birra e Gino. Vi saluto, vi ringrazio da morire per aver seguito la mia live. Iniziata un po' diesel ma partita poi meglio. Vi saluto mentre vedete fa vola vola con Gino, la nostra Cervesa. E grazie Grifone. Grazie Grifonio, grazie a tutti i ragazzi del team, a tutti gli streamer, a chi ci guarderà anche in differita. Un saluto. E mi raccomando, fate i bravi e soprattutto, niente, e soprattutto, ve la lascio così sospesa. Pensateci un po', va bene? Ciao ciao!